E intanto siamo in attesa, si stanno per essere presentati uno a uno i grandi protagonisti. E adesso c'è lo speaker della manifestazione che sta facendo proprio il nome di Marco Aurelio Fontana, Fontana che credo non potrà essere al meglio della condizione visto la febbre che gli ha impedito di correre la tappa del ciclocross di ieri del Giro d'Italia di ciclocross. Naturalmente dorsale numero uno, intanto ci ha raggiunto di nuovo Mirko Barattin, presidente del ciclocross internazionale del Ponte, degli sportivi del Ponte. Allora, parterre, ottimo parterre per quanto riguarda questa gara. Francis Mouret, dorsale numero uno, il francese può essere ritenuto anche quest'oggi il grande favorito. Chiedo a voi due entrambi, anche a Fausto Scott. Sicuramente Francis è il grande favorito, vincitore lo scorso anno, di recente è arrivato terzo sabato scorso in Coppa del Mondo in Inghilterra, e quindi sicuramente sarà il favorito, sarà rinforzato da Mestens, vincitore ieri a Rossano Veneto, da Radomir Simonek, che vediamo inquadrato, che è quello con la Core Don Quadro, e poi dai nostri italiani Enrico Franzoi e Marco Aurelio Fontana. Allora, Francis Mouret, grande favorito, dagli italiani cosa ti aspetti, Scotti? Importante, perché comunque ci sono dei ragazzi nel calibro internazionale dove hanno nei ranghi mondiali sono veramente bravi, quindi sono convinto che comunque anche i nostri potranno fare un'ottima gara. Enrico Franzoi su questo tipo di percorso potrà dimostrare di essere in condizione e cercare di tirare fuori un buon risultato. Adesso bisogna vedere anche con questi due atleti giovani che ieri hanno dimostrato di andare forte cosa faranno su questo tipo di percorso. I belgi e olandesi sono molto abituati a correre sono percorsi del genere e sono addestrati anche i loro meccanici a lavorare moltissimo, come tra l'altro diciamo noi italiani, ma loro spesso hanno questi tipi di percorsi. Questo di Faedio Terzo è il cross in per sé, è una classica e ci sono delle persone che lavorano dietro questa gara per un anno intero e quindi qua si vedrà veramente un vero ciclocross. Intanto inquadrato il campione francese Francis Mouret, chiamato in questo momento proprio dallo speaker, corridore stradista della France de Gemma, 8 volte credo campione di ciclocross nazionale, insomma una stella di prima grandezza del ciclocross, come tante stelle sono passate qua a Faedio Terzo. Ricordavi la classica, l'hai definita, le vittorie di Zdeněk Stybar, credo che sia stato lui a inaugurare la serie di gare internazionali, quindi nel 2006, no? Sì, nel 2006 vinse in maglia campione del mondo under 23, e fu proprio lui il primo vincitore del ciclocross internazionale del Ponte da quando è diventato internazionale, e poi via via l'anno successivo si ripete lui proprio nel 2007, e poi via via abbiamo avuto De Knecht, Nauth, 2 volte Enrico Franzoi e di recente Francis Mouret. Ricordiamo che Francis Mouret oggi compie gli anni, 34 sì. anni. 34 anni, nato l'8 dicembre dell'80. 34 anni per Francis Mouret, ma la voglia è sempre quella, la voglia di primeggiare, quindi avremo le due maglie tricolori oggi in gara, perché oltre alla maglia blu, bianco, rossa, il tricolore francese, lo vedete già là in prima fila, Marco Aurelio Fontana. Cosa ti aspetti dalla prova di Fontana oggi? Ieri ha dovuto saltare perché aveva la febbre. Ma è stato fatto un programma iniziale per poter cercare di capire se poi arrivare fino ai mondiali di Tabor. È un ragazzo che è un ragazzo polivalente, il suo team punta molto a farlo correre solo esclusivamente con il mountain bike, stiamo cercando di fare un braccio di ferro tranquillo per non mettere in difficoltà insomma l'atleta, perché comunque è un ragazzo che si chiama oramai da 11 anni, abbiamo un buon rapporto, c'è anche un rapporto oltre che da tecnico da atleta, un rapporto d'amicizia anche a livello familiare, e quindi cercherò in tutti i modi di portarlo a questo mondiale a Tabor, perché comunque l'altro giorno ci siamo ritrovati, sono andato a trovarlo a casa dove sta facendo la sua storia, poi di quando sarà più grandicello come tutti noi
si sta facendo una sua casetta con del terreno, un prato, un parco, e sta facendo anche un punto di ritrovo per i bambini. Ecco la partenza. Intanto la partenza, allora attenzione perché la fase molto delicata avverrà al termine di questi 250 metri di rettilineo sull'asfalto, una curva secca a destra e poi la discesa al ponticello. Mi sembra che sia partito tutta Silvestri. Abbiamo visto Silvestri seguito da Simonek e Marco Aurelio Fontana all'ingresso del Cosa. Ecco, vediamo Elia Silvestri, Simonek, Fontana, Bertolini con il dorsale 4 in quarta posizione. Comunque la cosa più importante è che è filato tutto liscio o quasi. Vedo un corridore impegnato con un problema meccanico, forse una caduta di catena, però non ci sono state cadute, quindi è filato tutto liscio. Sì, questi sono atleti professionisti, quindi stanno molto attenti a quando entrano in questi punti, si rispettano tantissimo, non fanno le entrate, delle entrate brutte, quindi kamikaze. Questo è il loro mestiere, sanno come entrare, si conoscono uno con l'altro, sanno che comunque non possono azzardare su un punto a dare problemi anche a un avversario. Vediamo adesso subito Lio Silvestri che è in testa, un ragazzo che sta cercando di trovare la sua forma fisica, Simonek e Marco Aurelio Fontana subito dietro ad inseguire, e Bertolini insieme Marco Ponta, e poi vediamo Francis Muretta a sentare adesso, Simonek è più dietro, forse è l'altro cieco, Nipol in seconda posizione, sì. Hanno la stessa maglia, Nipol in seconda posizione. E comunque naturalmente sono le prime battute, quindi il ritmo sceglie di partire forte Elia Silvestri, cerca di dettare il ritmo, intanto arrivano via via tutto il gruppo degli iscritti a questo cross internazionale di Oderzo. Vediamo come i primi hanno affrontato con velocità questi ostacoli artificiali e i corridori che li seguono un po' per le difficoltà del percorso li affrontano con molta più tranquillità e si vede proprio, si nota la differenza di velocità tra i big di questa gara rispetto a coloro che affrontano il ciclocross in questa categoria con meno ambizioni. Intanto ecco che ricompaiono in favore di telecamera, allora Silvestri e Nipol, Marco Aurelio Fontana in terza posizione, poi Gioele Bertolini è in quinta posizione in questo momento, Beisteins, il vincitore della prova di ieri del Giro d'Italia, in sesta posizione, alle sue spalle c'è Simonek. Sì, abbiamo visto anche Marco Ponta in quarta posizione, ha fatto un'ottima partenza, ieri non era andata molto bene per lui la partenza, dopodiché ecco, vediamo cosa succede quando si prende una traiettoria sbagliata e in un attimo sei fuori dal percorso. Perché diventa ingovernabile il manubrio della bicicletta. Sì, quindi è come entrare su una rotaia di un tram e quindi se non riesci a saperla guidare ti porta subito fuori. Cambio in testa alla gara, intanto Nipol va a prendere la testa della corsa, Elia Silvestri in terza posizione, c'è Marco Aurelio Fontana, poi Ponta e Bertolini con Beisteins e Muret che sceglie una traiettoria tutta a sinistra per guadagnare posizioni. Vediamo che in questo momento affianca Simonek Muret, gruppo compatto si potrebbe dire in questo caso, con Nipol che quindi va lui davanti a tutti a dettare il ritmo. Vediamo sì. Enrico Franzoi un po' in ritardo, evidentemente è stato un po' intruppato nella partenza e nel passaggio al primo ponte, abbiamo visto transitare intorno alla decima, dodicesima posizione, però in grande rimonta su un percorso che probabilmente lo favorisce perché essendo molto pesante lui è un atleta molto potente e in questo terreno si troverà sicuramente a suo agio. Ed ecco qua la testa della corsa, Nipol, Wojtek Nipol, atleta della Repubblica Ceca, ma c'è l'attacco di Marco Ponta, se non l'ho visto male, è lui che si porta in testa alla corsa. Marco Ponta quindi ha sfruttato proprio il ponticello artificiale per balzare in testa alla corsa. Muret già alle spalle di Fontana in quarta posizione. Sì, è una fase di controllo il primo giro, è un trampolino di lancio il primo giro e si cominciano a prendere le posizioni. Poi pian pianino gli atleti di fondo cominciano a recuperare e riportarsi davanti. Diciamo che il primo giro si controlla la situazione e si cerca di rischiare il meno possibile, almeno in questa categoria, diversamente dalle categorie più precedenti. Quindi questo sarà un giro fondamentale per capire poi quali potranno essere gli avversari
da battere. Oggi è un percorso dove è molto insidioso, c'è da spingere e sarà molto difficile vedere poi tutti questi atleti in fila così, perché comunque ci sarà una differenza e questa è una gara che si potrà vincere anche nei box. Allora, Nipolin a testa, alle sue spalle c'è Ponta, poi in terza posizione Marco Aurelio Fontana, Francis Mouret, poi c'è Simunek, Brian Falaschi, alle spalle di Falaschi c'è Gioele Bertolini e poi a chiudere questa fila Elia Silvestri. Ecco, queste sono le posizioni, le prime posizioni. E c'è naturalmente, chiedo scusa, non l'ho citato prima, Bastains, che è proprio alle spalle di adesso Marco Aurelio Fontana, che è stato superato da Francis Mouret. Quindi continua la rimonta del francese, partito alla prima curva in settima posizione e già terzo. Sì, Bastains sta attraversando un ottimo stato di forma, perché comunque 4 vittorie in questa stagione, è un ragazzo molto giovane, vice campione europeo. È un atleta che corre con la BKCP, il manager dei fratelli Rodolf, belgi, dove era il compagno di squadra di Nice Albert. E è una squadra che sta lavorando molto, è la stessa squadra di Simonek che vediamo qui in testa adesso, il compagno di squadra di Simonek. E quindi ecco, adesso questo è un momento che ci stanno un pochettino controllando. Il ritmo non è elevatissimo perché hanno cominciato a capire che la gara è molto dura e dovranno tenere un po' di energie per la oltre metà gara, dove si farà poi, dove ci sarà il clou della gara dopo i 30 minuti. Quindi fase di studio con Nipol, Mouret alle sue spalle, Marco Aurelio Fontana, poi subito dietro Fontana c'è Ponta, Bastains è in quinta posizione in questo momento. Una lunga fila indiana con Mouret che mi sembra scalpitante alle spalle di Nipol, però per il momento lascia fare l'andatura al cieco. Vediamo al inseguimento di questo gruppetto Enrico Franzoi, che si sta avvicinando, evidentemente la partenza l'ha un po' penalizzato. Ricordiamo che Mouret quest'anno ha vinto 6 gare internazionali e Simunek nella sua palmaressa ha vinto in tutto 7 gare internazionali e quest'anno è rientrato alle corse un po' in ritardo in quanto ha avuto dei problemi fisici. Vediamo. Primo giro, conclusione del primo giro, Nipol pedala testa bassa e lui a chiudere in testa i primi 2 km 900 metri di questo percorso ricavato proprio in Borgo Baratin. Siamo a Faè di Oderzo, un percorso tra i vigneti di questa zona del Trevigiano. Ed ecco qua il passaggio del Ponticello, la curva a sinistra, nessun problema per tutti gli atleti in fila indiana con le posizioni che si sono mantenute tali e quali, con Nipol davanti, ha perso una posizione ma cerca di recuperarla subito Mouret, attaccato da Marco Ponta, molto propositivo in queste prime fasi di gara. Ponta che è in terza posizione, poi vediamo Marco Aurelio Fontana chiudere il gruppetto dei primi 5. Sì, abbiamo visto l'inseguimento anche un under 23, Emanuel Todoro, un ragazzino di primo anno, anche lui vincitore della medaglia olimpica alle recenti Olimpiadi giovanili. Un ragazzino molto interessante, ha corso tantissimo su strada, l'abbiamo tenuto un po' fermo con cautela ed è riuscito, ecco, vediamo, è riuscito a rientrare adesso sul gruppetto di testa. E intanto quindi c'è il passaggio in testa di Mouret, Francis Mouret, il campione francese, davanti a Nipol. Adesso vanno ad affrontare le barriere. Marco Aurelio Fontana da biker non ha pensato minimamente a scendere la bicicletta, grande tecnica di guida per Marco Aurelio. Abbiamo dentro anche l'italo-svizzero Brian Falaschi, un atleta che veramente sta dando del filo da torcere un po' a tutti, ha vinto delle gare importanti e voglio sottolineare anche l'ultima volta che si sono incontrati sia Franzoi che Mouret. Franzoi l'ha avuto la meglio in volata e quindi cerchiamo di sperare un po' qualcosa in più in questi atleti di spezzore che fanno parte della Rosa Azzurra. Intanto sfidano tutti i corridori Lorenzo Samparesi, in precedenza avevamo visto Nicola Samparesi, qualche problema ad affrontare le barriere invece per Moreno Pellizzon. E adesso tra qualche istante avremo la possibilità di ritornare in favore delle telecamere per vedere cosa sta accadendo in testa alla gara, quindi i migliori sono tutti lì compatti, eccoli che sbucano in questo momento con la maglia di Mouret davanti a Bastains.
mi sembra che sia il belga in seconda posizione che abbia capito quanto sia pericolosa in questa fase lasciare andare via Francis Mure. Quindi Beistains ha preso la ruota del francese. Intanto passa anche Mirko Tabacchi del gruppo forestale e subito alla ruota del dorsale 2 maglia nera Enrico Franzoi. Sì, c'è da sottolineare che Beistains, Nippol e Simonek hanno due maglie differenti ma fanno parte dello stesso team manager, perché sono due squadre, una la BKCP e l'altra è la Sannac, e quindi anche loro cercheranno di fare un gioco di squadra e cercare di mettersi un po' a disposizione uno l'altro. Ecco, vediamo adesso che Beistains cerca di andare ad avvicinarsi a Muro. Parliamo sempre di atleti con spazi di età dagli 8 ai 10 anni, quindi questi sono atleti molto giovani. Ecco qua che quindi siamo proprio nel vivo della corsa. È Mure, ha rotto gli indugi, ha subito... Sì, Mure sta capendo che comunque sono quei 4-5 atleti da sgrullarsi di dorso, quindi rimarranno in 4 corridori, barra 5 corridori davanti, dopodiché ce la dovrà giocare con due o tre atleti che potranno dargli filo da torcere, perché questo comunque è un percorso dove bisogna stare attenti e bisogna saper guidare. Sicuramente adesso lui si sta avvantaggiando perché vorrebbe prendere una bici, cambiare la bicicletta e farsi trovare in anticipo nell'ingresso dei box. Nel momento in cui Francis Mure va a fare il suo forcing, capisce la delicatezza del momento, Beistains che ha le sue spalle. Intanto abbiamo visto qui nel pubblico, salutiamo Renato Longo, pluricampione mondiale, e sono tanti i grandi del ciclocross che abbiamo visto e abbiamo ritrovato oggi. C'è anche la presenza del presidente della federazione del federciclismo Renato Di Rocco, abbiamo visto anche lui, sicuramente lo rivedremo nel corso della premiazione. Presidente che ha puntato molto sulla multidisciplinarità e l'importanza di dare spazio anche a altre attività oltre a quella di strada. Si prefigura fase molto un bel delicata, duello. Fase molto delicata, adesso sta attaccando Mure, quindi Marco Aurelio Fontana, se non riesce a chiudere subito il buco, sarà molto difficile rientrare su questi due atleti, e si porteranno avanti e faranno tutta la gara così in questo momento. Adesso sarà bello vedere se questi atleti entreranno nel box per cambiare la bici e continuare il loro attacco. Tanto proprio lo sforzo di Marco Aurelio Fontana, che capisce che questo è il momento decisivo se vuole fare testa di corsa di testa. Quindi Mure, Beistains e Fontana che sta recuperando Marco Aurelio Fontana, che si è fatto inizialmente un po' sorprendere dall'attacco di Mure e quindi ha perso la ruota di Beistains, che invece ha capito subito che era il caso di seguire il francese, che comunque continua in un grande forcing. Ecco qua inquadrato il campione italiano Marco Aurelio Fontana, quindi Mure, Beistains e Fontana, le prime tre posizioni. Quindi è un attacco giusto questo qui, nessuno di loro è entrato nei box, hanno tirato dritto per proseguire l'attacco. Adesso basta che si alzano un pochettino, Marco Aurelio riesce a rientrare, e sull'asfalto sicuramente si riagganceranno anche Falaschi, che sta inseguendo in questo momento insieme a Simonek e Nippol, stanno lì vicini. Quindi ha preso un po' adesso Mure, ha cercato di capire quali possono essere i suoi avversari. Tanti tanti volontari che collaborano con voi per la realizzazione di questa gara. Sì, la nostra associazione è composta da circa una sessantina di volontari che collaborano per la realizzazione della gara e per tutti gli eventi che realizziamo durante l'anno, anche alcune gare ciclistiche nel periodo di agosto. Se non ci fossero i volontari non si riuscirebbe a realizzare una gara così importante, e soprattutto con la sicurezza che cerchiamo di dare a tutti gli atleti e anche al pubblico numeroso presente lungo il percorso. E oggi c'è tanta gente qui a Faidio Derzo, intanto le immagini sono meglio delle parole a spiegare quanto sta accadendo, ovvero che Marco Aurelio Fontana è riuscito a riprendere le ruote dei primi due. Ecco qua il rettilineo, e sull'asfalto anche gli altri cercheranno di avvicinarsi.
con Falaschi, che credo sia riuscito a prendere la ruota di Marco Aurelio Fontana, quindi gruppetto di testa a 4. Addirittura Falaschi tira dritto, vuole passare per primo la curva, si è formato questo quartetto in testa. Bravo Falaschi. Sì, bravo, bravissimo, perché comunque ha fatto un gesto veramente intelligente, ha cercato di allungare il passo in questo momento proprio per poter non far rientrare dietro Bertolini e non so se è Simonek oppure Nippol, non l'ho visto, e quindi ha fatto bene a tirare dritto e portare via ancora di nuovo questo gruppetto di quattro atleti. Ecco, adesso vediamo che Falaschi con Gastens stanno un po' toccandosi su queste curve. Aveva perso un po', sì, troppa velocità Falaschi adesso in quella curva. Si sta un po' innervosendo Vincente Gastens, perché comunque vuole la gara e vuole dimostrare che comunque ieri non è stato un caso la sua vittoria. Ha corso un po' in attesa, ieri ha fatto una gara veramente tranquilla, quasi in surplus, per poter risparmiare energie per oggi. Quando ha deciso di andare via negli ultimi due giri l'ha rifatto di nuovo e ha tenuto a distanza i due immediati inseguitori. Ed oggi ecco la testa della corsa con Falaschi, by Steins, Marco Aurelio Fontana, e qua la caduta di Gioele Bertolini. Bertolini, sì, che ha coinvolto anche il corridore Nippol nella caduta. Gioele Bertolini, ancora una volta Marco Aurelio Fontana non ci ha pensato minimamente a scendere dalla bici, cosa che hanno fatto invece tutti gli altri, ha saltato con grande maestria le barriere. Quindi scivolata di Bertolini che ha coinvolto anche il corridore ceco Nippol. Ecco Simonek, questo meccanico. Bel problema per Mi spiace Simone. Perché ieri non era stato tanto bene fisicamente, oggi in questo meccanico è un atleta che comunque ci teneva molto a correre in Italia. Simonek Junior, il suo papà, è stato un pluricampione del mondo di ciclocross, correva con la Spallanzani Sella Italia, ha corso con un team italiano e ha dato molto al ciclocross suo papà, e ha dimostrato questo atleta Simonek di essere un grandissimo campione, correre con un team belga, e oggi voleva dare qualcosa in più a questa manifestazione. Ha onorato Faedio III e dispiace insomma quando succede un guasto meccanico così lontano dai box, o si può rompere un cambio, può succedere a tutti. Ancora contatto, intanto ancora contatto fra Weinsteins e Falaschi, con Falaschi che tira dritto e Weinsteins che va a cambiare invece la bicicletta, mossa consigliata. Questo è un grandissimo gioco di tattica. Falaschi è un atleta italo-svizzero, è molto abituato a correre sul fango e è andato dritto senza cambiare la bicicletta, e il belga che comunque è astuto, ha capito che comunque può sferrare l'attacco e può cominciare a pensare alla sua gara, e è entrato nel box con tranquillità, ha cambiato perdendo quasi il secondo, ma già ha ricucito il buco. Intanto è successo qualcosa, perché sia Fontana che Mure hanno perso posizione nei confronti di Bertolini e Nippol, che avevano perso tempo scivolando, quindi forse non inquadrati, qualche inconveniente l'hanno avuto Fontana e il francese Mure. Probabilmente erano, o hanno cambiato la bicicletta e non sono stati inquadrati. Sì, probabilmente hanno cambiato la bicicletta, sono entrati ai box, hanno perso quei 10 metri. Vediamo passare adesso Marco Ponta con Tabacchi e Enrico Franzoi, che è ancora in ritardo. Abbiamo visto passare anche in dodicesima posizione Luca Braidot, leader tra gli Open del Mastercross, questa sì, challenge. Ricordiamo la challenge SMP Mastercross, questa è la terza prova di questo Mastercross, ci sarà poi le ultime due prove conclusive con la prova finale a Vittorio Veneto. Intanto questa è la terza e la testa della corsa. Falaschi e Weinsteins sono con qualche metro di vantaggio nei confronti di Gioele Bertolini. Alla ruota di Bertolini c'è Marco Aurelio Fontana in maglia tricolore italiana, in maglia tricolore francese Francis Mouret, e poi chiude la fila l'esponente della Repubblica Ceca Nippol. Questo è il gruppo di testa, questo è il gruppo di testa con Falaschi, che sta facendo un grande forcing in questo momento. Parliamo di un atleta del 91 e un ragazzo molto giovane, l'altro anno è stato premiato e abbiamo portato ai mondiali di Okeraide per fare esperienza e non cercare un risultato. Un ragazzo che è seguito molto da vicino dal team Guerciotti e sta ripagando tutti i sacrifici che questo team storico sta facendo per loro.
Io vedo anche un grandissimo Gioele Bertolini che ieri ha dimostrato di andare bene e mettere e andare sul podio, un terzo podio ieri alla gara che è stata di Rossano Veneto. E la gara sta entrando adesso nel vivo, e vedo anche un due persone come Marco Aurelio Fontana e Christophe Moret che stanno giocando un po' d'astuzia. Sicuramente prima sono entrati nel box, perché vedo comunque hanno le biciclette molto pulite, sono entrati nel box, hanno perso qualche secondo, ma sono lì a ridosso. Quindi questo è il vivo della gara, è stata già fatta selezione con questi cinque atleti e a tre secondi vediamo Nippol che sta proprio lì a ridosso. Insomma, la gara la fanno questi atleti, non ci sono dubbi. Falaschi sempre davanti, Bystains non molla la ruota del corridore della Selle Italia Guerciotti. Poi c'è a qualche metro di distanza Marco Aurelio Fontana, Francis Mouret con Gioele Bertolini che ha perso la posizione nei confronti dei due campioni nazionali. Gioele Bertolini, altro ragazzo di grandi speranze, parlavi di Falaschi, Bertolini ancora più giovane. Sì, beh, Bertolini un under 23, sta facendo una gara open e diciamo che parliamo di un atleta del 95, è un secondo anno under e ha lottato spesso con gente del calibro come Van der Poel, quindi abbiamo sempre cercato di non sfruttarlo troppo, perché comunque anche lui è un atleta polivalente, fa anche mountain bike e dopo i mondiali di mountain bike abbiamo fatto fare 15 giorni di riposo assoluto, è rientrato con il ritiro di Fiuggi dove abbiamo svolto un lavoro di 15 giorni. Permettimi di dire una cosa, vista la bellissima immagine di prima, in Belgio è vero sono i maestri del ciclocross, però una gara tra i vigneti loro non ce l'hanno, la bellezza questa, di queste immagini. Io dico sempre che Fai Dio Terzo, la sottolineo, è una gara d'élite, una gara doc, non perché si fa del vino, ma comunque perché c'è dentro, c'è una famiglia che ama il ciclismo, famiglia di appassionati che investono le loro risorse, e questo c'è veramente da fare un plauso alle persone, agli organizzatori che investono su questa meravigliosa disciplina che è il ciclocross. E poi la bellezza, intanto si chiude anche questo giro, terzo giro chiuso, la bellezza del territorio logicamente. E intanto vediamo Nippel rientrato nel quintetto di testa che ha affrontato il rettilineo di arrivo studiandosi e cercando di capire come sono le forze tra, ecco, i vari concorrenti. Intanto Gioele Bertolini l'abbiamo visto tirare dritto secco e prendere la prima posizione. Non riesce a star fermo, questa è una gara che comunque i più piccolini dovrebbero star dietro e aspettare che i grandi facciano la loro parte. Vediamo che i lupi sono dietro e stanno cercando di capire quale può essere il momento giusto di poter attaccare. E quindi è venuta fuori l'anima di Joe il Bullo, no? Così sì, è un ragazzinetto molto giovane, brillante, lui è molto scherzoso, molto aperto. Io lo paragono allo stesso carattere che ha Marco Aurelio Fontana. Sono gli atleti che si avvicinano molto e si somigliano tantissimo. Quindi ecco, fa piacere vederli davanti, ma secondo me dovrebbero segnalare il loro tecnico di tenerli un po' con cautela. Abbiamo visto proprio adesso quanto abbia frenato Gioele Bertolini in questa curva dove era caduto prima. Quindi ecco, entrambi, sia Gioele Bertolini sia Marco Aurelio Fontana, rischiano un tantino in più degli altri a saltare questi ostacoli, perché comunque quella è una zona molto viscida, molto sì, viscida, ecco, quindi se le due tavole sono a 4 metri, si arriva con le ruote fangose, si rischia, se si tocca la tavola si rischia anche che la bicicletta si può mettere di traverso, quindi quando si è insieme a tutta questa gente è meglio non fare queste cose, aspettare che sia da soli e fare un attacco poi anche nel finale e giocarselo come jolly. L'esperienza. Intanto i primi 5 li vediamo inquadrati alle loro spalle, anzi i primi 6 perché anche Nippol fa parte del gruppo di testa. Alle loro spalle in settima posizione c'è Marco Ponta con un ritardo di una ventina di secondi dal sestetto di testa, poi c'è Mirko Tabacchi e Enrico Franzoi, stanno praticamente correndo insieme, Ponta, Tabacchi e Franzoi hanno lo stesso ritmo in questa fase di gara, poi a chiudere i primi 10 Luca Braidot della Forestale che ha un ritardo di 51 secondi. Intanto Bystains sceglie la traiettoria a sinistra, Gioele Bertolini con la sua bicicletta completamente rosa a destra
maglia e bicicletta rosa, spieghiamolo per chi non avesse seguito le fasi di ieri della terza tappa del Giro d'Italia ciclocross. Giulio Bertolini veste la maglia rosa e quindi la Guerciotti gli ha fatto una bici tutta in tinta. Marco Aurelio Fontana l'unico che ha cambiato la bicicletta e vedo annuire Scotti. Sicuramente ha capito che o ha chiamato nel box una pressione diversa delle gomme, perché comunque il percorso sta allentando molto, una giornata di sole così incomincia a diventare molto più, ecco, spieghiamo più questo discorso della pressione delle gomme, come vanno cambiate a seconda del terreno. Ma diciamo che oggi sicuramente tutti gli atleti hanno optato per una gomma da fango, una gomma da fango con un diametro da 33 e una pressione. Un atleta come Marco Aurelio Fontana sicuramente adesso sarà un'atmosfera di 1,6-1,7, Bertolini sarà sceso ancora più basso, starà 1,3-1,4, dipende anche un po' dal peso e da come si guida in questa disciplina. E le gomme scelte da questi atleti possono fare anche la differenza, perché durante la gara parlano anche con i loro meccanici nei box, quando entrano chiedono anche non solo il tipo di gomma da montare ma anche il tipo di pressione da scegliere. Intanto abbiamo visto per un attimo proprio il settimo, l'ottavo, il nono, Ponta, Tabacchi e Franzoi. Siamo ritornati sulla testa della corsa con Gioele Bertolini e By Steins, spalla a spalla, testa a testa, e cerca di prendere, e ci riesce con successo, la testa della corsa. By Steins con grande maestria affronta questa curva a sinistra. Sono in 5 con Fontana che rischia di arrotarsi, con Francini Muret perde qualche metro perché Nipol, il corridore ceco, è dietro circa una decina di metri alle spalle di Marco Aurelio Fontana. Quindi 5 corridori che hanno lo stesso ritmo. Continua comunque la bella prova di Gioele Bertolini e di Falaschi, che sono lì insieme a By Steins, a Muret e a Marco Aurelio Fontana. Consideriamo che ci sono anche sia Marco Aurelio Fontana e Muret, e ieri non hanno corso, quindi hanno una gara in meno sulle gambe, e quindi questo li può avvantaggiare un pochino, non tanto a Marco Aurelio che aveva qualche linea di febbre. Attacco di By Steins, forcing del belga, e guarda, Muret ha capito che il momento è molto pericoloso e allora supera Falaschi e cerca di riportarsi subito sulla ruota di By Steins. Intanto un saluto anche a Pontoni, che è venuto qui in serie di commento. E allora, sempre gran bella gara questa di Faedio Oderzo. Buongiorno a tutti. Sì, oggi bellissima gara, anche il percorso molto ben tracciato dagli organizzatori degli sportivi del Ponte, e soprattutto anche grazie agli atleti, perché essendo adesso in un gruppetto di 5-6 davanti, la gara sta entrando nella fase cruciale. Da qui in avanti sicuramente vedremo attacchi di ogni genere, comunque sicuramente un gran bello spettacolo per gli appassionati del ciclocross e anche per tutto il pubblico che oggi è qui presente a Faedio Oderzo. Ecco che si rialza By Steins, guarda che danni ha fatto la sua progressione, si è preso anche qualche rischio perché ha rischiato di cadere in quella chicane, ha perso un attimo l'equilibrio, e allora Muret è lui che si porta davanti per tenere sotto controllo la situazione. Vedremo se sarà il francese adesso a portare il suo attacco. Gioele Bertolini attaccato, hanno perso qualche metro Falaschi e Marco Aurelio Fontana. Fontana supera in questo momento Falaschi, si riporta in quarta posizione. Ecco che c'è il forcing adesso di Francini Muret va a spingere sui pedali con By Steins, che non perde la sua ruota. Terza posizione sempre per Gioele Bertolini. Ah sì, adesso Muret si è messo davanti, ma non credo che attacchi in questo tratto del percorso, anche perché adesso sicuramente arriveranno sull'asfalto, sul tratto d'arrivo, e forse si apriranno, un momento magari di dove i corridori si studiano, dove adesso cominciano a mancare 20-25 minuti alla fine della corsa. Nessuno vorrà far vedere la propria tattica da questo momento, però ripeto, soprattutto nel tratto fangoso, nei tratti più insidiosi dove c'è rimasto ancora il fango meno battuto, i ragazzi, sicuramente questo gruppetto qui si giocherà la vittoria finale, magari ancora tra un paio di giri vedremo l'attacco decisivo.
Allora, sono in 5 a transitare, si è perso dal gruppo di testa Nipol, che lo vediamo a un ritardo di 8 secondi nei confronti dei 5 battistrada. Ecco che affronta in questo momento la curva destra Nipol, prima l'avevamo visto tra il pubblico, l'avevamo salutato, ci ha raggiunto anche Renato Longo, campione del mondo di ciclocross. Era un'altra epoca, però le bici e la forza sulle gambe bisogna averla allora come adesso. Bella gara quest'oggi, molto aperta. Bellissima, sì, sono già alla 13ª edizione qui alla Cosa dal Ponte. No, io sono un corridore che fa parte del passato praticamente. Sono stato il primo italiano a vincere il campionato del mondo di ciclocross nel 1959. Niente. E adesso c'è una fase di gara molto delicata, perché Mouret forcing del francese, a cui risponde By Steins. Attenzione, scivolata, perde il retrotreno, deve frenare e quindi perdono qualche secondo. Questo può agevolare Marco Aurelio Fontana, che ancora una volta non scende la bicicletta, così come fa Gioele Bertolini. E abbiamo visto le insidie proprio del terreno, con la perdita del posteriore da parte di Mouret, e la conseguenza potevano essere più gravi per By Steins, che ha perso invece l'anteriore. Puntone. Ma sì, poi vedi, abbiamo visto adesso una differenza importante tra il ciclocross e la strada. Su un percorso del genere, indubbiamente su strada si cerca di sfruttare la scia di chi ti precede, invece qui in gare di ciclocross come queste, dove c'è questo leggero strato di fango, un paio di centimetri, dove ogni momento sei a rischio di una scivolata, correre davanti vuol dire anche ripararti. Abbiamo visto che Mouret, scivolando, è rimasto comunque sempre in prima posizione, perché involontariamente ha ostacolato il corridore belga, poi entrambi sono ripartiti. Quindi nei tratti pericolosi e tecnici io preferivo correre davanti, ma penso tutti i crossisti preferiscono correre davanti. In questo momento sta correndo davanti Francis Mouret con By Steins, Marco Aurelio Fontana, poi passano in questo tornante. Intanto ce la stanno affrontando anche con la difficoltà di un doppiato anche Falaschi e Gioele Bertolini e Falaschi, che effettuano entrambi il cambio della bicicletta. Grande traffico quindi per i meccanici della Sella Italia Guerciotti, cambio per entrambi, che sono rispettivamente in quarta e quinta posizione. Ecco il forcing di Mouret, vincitore l'anno passato qui a Faidio Derzo, con By Steins in grande forma dopo la vittoria di ieri Rossano Veneto. Non molla Marco Aurelio Fontana, che invece ieri non ha potuto gareggiare perché febbricitante. Longo preferiva correre davanti anche lui, immagino. Sì, adesso noi abbiamo visto anche il cambio di biciclette ai nostri tempi, a parte che non avevamo l'assistenza che hanno adesso. Però la bicicletta, quando si aveva l'assistenza, la si cambiava soltanto quando era impossibile andare avanti. Invece adesso si vede che anche gli atleti, anche se la bicicletta è perfettamente in funzione, la cambiano per avere sempre una bicicletta pulita e anche più leggera. Questo passaggio qui l'abbiamo fatto nel campionato del mondo del 1967 a Zurigo. È stata una delle prime volte che si faceva un passaggio del genere. E dopo, adesso è uno spettacolo a vedere gli atleti che vanno su da questo ponte e ridiscendono così. Intanto, già in altre manifestazioni a livello internazionale si vede che c'è la presenza anche di questo ostacolo. Intanto Marco Aurelio Fontana capisce che non può permettersi che i due di testa prendano il largo, Mouret e By Steins. Grande sforzo di Fontana, ringrazio Longo per esserci venuto a trovare. Grazie a voi, è stato un piacere. Fase molto delicata questa, Scotti, della gara, perché siamo proprio a, credo, il momento decisivo, perché ha rotto gli indugi di Mouret, non ha voglia di lasciargli spazio By Steins, e anche Marco Aurelio Fontana dimostra di avere la forza di poter rispondere. Grande sbaglio di Gioele Bertolini e Falaschi entrare in quel momento a cambiare la bici, perché comunque era un momento d'attacco e hanno perso quei 10 metri che sono stati fondamentali. Adesso dovranno
inseguire tantissimo. Se non si controllano un pochino davanti e si rialzano un pochino sull'asfalto, difficilmente riusciranno ad entrare. Potrebbe essere fortunato Marco Aurelio Fontana, che è un po' più vicino a loro, ma gli altri dietro un po' si sentirà un po' la fatica anche di ieri sulle gambe. Era un momento decisivo, dovevano stare un po' più con gli occhi aperti e usare un po' più la testa. E tra l'altro vediamo, sta facendo molta fatica, anche perché sta tirando dritto Francine Mouret in questo momento, non sta tentennando, continua la sua azione. Bystens alla sua ruota, hanno perso il riferimento ottico perché non conta la scia, però per le traiettorie avere qualcuno davanti di riferimento aiuta molto anche psicologicamente. Hanno perso questo riferimento totalmente i due della Sella Italia Guerciotti. Marco Aurelio Fontana, come era avvenuto prima, risponde un po' dopo. Sì, diciamo che non è in forma in questo momento, ieri un po' fatigante, quindi sta cercando un po' di salvare il salvabile. Se loro si rialzano un pochettino, lui rientra di nuovo, cercherà un po' di costruire questo risultato, cercare di prendersi questo podio un po' con l'esperienza, perché comunque a livello di forma è molto dietro e deve lavorare ancora un bel po' per poter stare a competere con loro. Quindi poi comunque è tutto da ridire o vedere poi alla fine quello che succederà. Intanto questa immagine di questo atleta che sta correndo nelle retrovie, che tratta di Mirko Calvi, rende l'idea di quanto sia difficile pedalare su questo terreno e faticoso, e quanto invece lo facciano sembrare quasi naturale e facile gli alfieri in testa alla gara. Ricordiamo Mouret, eccoli che li ritroviamo proprio sul rettilineo d'arrivo, con Fontana che è riuscito a recuperare, e quindi sono in tre. Si volta indietro Fontana perché c'è il tentativo naturalmente di Falaschi e di Bertolini di cercare di sfruttare questo asfalto. Passa Falaschi in questo momento, Bertolini mi sembra un po' più stanco, transita davanti alla nostra postazione proprio adesso Gioele Bertolini. Hanno un ritardo, Bertolini ha già un ritardo di quasi 10 secondi. Sì, adesso si sono rialzati leggermente, è stato fortunato Marco Aurelio ad entrare, ma ci sarà ancora un altro forcing sicuramente, perché comunque eccolo qua, c'è stata una nipple, una dovrebbe essere nipple, sì. Nipple, il cieco scivolato affrontando, diciamo che è un punto un po' insidioso, se si rischia un pochettino sulle tavole la bicicletta sporca di fango può partire, perché comunque scivola davanti e facilmente si cade, ma come abbiamo visto senza conseguente nel cross, difficilmente ci si fa male. Quando si scivola sul fango ci si rialza e si riparte immediatamente, quasi impara veramente a guidare. Io consiglio a tutti gli stradisti di fare il ciclocross come facevano tutti gli ex atleti di spessore un tempo, e imparavano anche a vincere le classiche del nord. Sì, anche se adesso la stagione degli stradisti dura 11 mesi, quindi difficile, consueto passaggio con un grande recupero da parte di Falaschi, che è quasi ripreso Marco Aurelio Fontana, e c'è ancora l'ennesima accelerata, questa volta di Bystens, del belga Bystens in maglia bianca, e lui che adesso ha dato una forte accelerata con Marco Aurelio Fontana, che aveva perso qualche metro. Sì, è un atleta giovane, ieri ha dimostrato di nuovo di andare forte, come dicevo in precedenza ha fatto una gara un po' ieri d'attesa risparmiando delle energie, perché comunque sapeva che oggi c'era un'altra gara internazionale, era un percorso molto pesante, mi ha chiesto più volte com'era il percorso, gli ho detto che comunque al 90%, visto che aveva fatto un po' di pioggia in questi precedenti giorni, poteva trovare un percorso col fango pesante e c'era molto da guidare. Adesso questo sicuramente sarà un giro dove cercheranno di allontanarsi da Marco Aurelio, perché comunque portare Marco Aurelio Fontana in volata è un po' un rischio. Vediamo che è rientrato adesso Brian Falaschi e subito Gioele Bertolini a 4 secondi, quindi vuol dire che ecco, cambio di bici per tutti e tre, cambio di bici per tutti e tre, e invece l'aveva fatto il giro precedente, questa volta tira dritto e quindi dovrebbe aver guadagnato ulteriori metri.
proprio Falaschi. Sì, tenendo conto questo, che comunque essendo due i box, sia Falaschi che Bertolini ha ben pensato di cambiare dalla parte opposta. Adesso hanno cambiato in questa zona gli altri e loro sono riusciti ad anticiparli e guadagnare qualcosina per poter rimanere attaccati, perché comunque entrare nelle box è pur vero che si perde qualche secondo, ma bisogna anche ragionare il momento di poter cambiare e controllare anche in un attimo, dando uno sguardo sulla bici e capire se si può fare ancora un mezzo giro o un giro intero e tirare dritto al box e cercare poi di rientrare sui primi, che entrando nel box a volte si può perdere quei 2-3 secondi che però comunque possono essere in un momento particolare. Sì, l'abbiamo visto proprio nel giro precedente e ha dovuto fare un grande sforzo Falaschi per poter poi rientrare. Adesso c'era un doppiato, mi sembra che stava rallentando un po' il gruppo di testa e quindi potevano trarre giovamento. Questo invece che sta arrivando è Nipol, sfortunato, perché l'abbiamo visto scivolare proprio nella curva del Ponticello in discesa. E intanto sempre Beisteins e Mure testa a testa e qui inizia a entrare anche il gioco dei doppiaggi. E intanto non vediamo, stranamente c'è stato il vuoto dietro Francis Mouret, non vedo Marco Aurelio Fontana e mi sembra importante. Deve essere successo qualcosa a Marco Aurelio Fontana, perché improvvisamente ha perso parecchi metri, ha perso anche le posizioni nei confronti di Falaschi e Bertolini, che ha raggiunto Falaschi. Fontana probabilmente è entrato in box, perché vedo che ha la bici pulita, probabilmente l'hanno, sì, saltato i due. Però era uscito dai box davanti ai due della Sella Italia Guerciotti. Potrebbe essere allora stata una scivolata, ma comunque credo che ormai si veda già dal giro scorso che i due atleti in testa adesso si stanno un po' controllando e attaccando, e quando cominceranno a forzare faranno la differenza sicuramente. Mouret credo sia anche poi il più veloce tra i due in caso di arrivo in volata. Sicuramente, se non succederà qualche evento strano tipo una scivolata, una caduta, oppure come avete appena detto, anche adesso entrano in gioco anche i doppiati, ci vuole anche furbizia e astuzia a sfruttare questi momenti, perché il percorso di Faè non presenta difficoltà altimetriche, ma credo che le difficoltà le presenti come il terreno, appunto, su queste cose qui che la gara andando avanti ti ripropone, quindi starà anche ai corridori cercare di sfruttare questi momenti. Intanto Gioele Bertolini ha superato il compagno di squadra Falaschi e sta anche lui facendo un bel ritmo. Beisteins e Mouret sembra però che abbiano fatto il vuoto. Sì, sicuramente adesso dovrebbero stare un po' attenti sul rettilineo d'arrivo se vogliono arrivare appagliati oppure tentare qualche altro attacco uno contro l'altro. Non dovranno rialzarsi, se si rialzano è un vantaggio per noi, che comunque i nostri tre italiani dovrebbero cercare di rientrare e darci una mano sul rettilineo d'arrivo per poter rientrare di nuovo su di loro. Però abbiamo visto che quando cercano di fare un pochettino di forcing riescono a guadagnare qualcosina, e questi ragazzi qui, ecco, hanno già corso ieri una gara, quindi sono molto stanchi. Due gare in un giorno, specialmente per un atleta come Bertolini, che è giovane, si sentono, ma oggi sta dimostrando veramente di andare forte e ha ripreso in mano la situazione, perché vuole a tutti i posti andare a cercare di riagganciarci ai due davanti. Difficile, perché adesso è passato in testa il francese Mouret e continua nel suo forcing. Metri importanti guadagnati sia dal francese che dal belga. Ecco, questo è il momento decisivo, con Gioele Bertolini che prova a sprintare sul rettilineo, 250 metri di asfalto. L'esperienza di Mouret adesso sull'asfalto tiene alta l'andatura per poter dargli un po' di difficoltà all'immediato inseguitore. Bertolini sta tirando, che è un giovane, potrebbe farci dare una mano anche da Falaschi, che è un po' più maturo. Se è leggermente più stanco potrebbe dare una mano all'atleta giovane a poter cercare di ricucire questo buco, perché poi comunque adesso dovranno cercare in tutti i costi di andare dentro, perché questo è un momento decisivo, perché davanti cominceranno ad andare battaglia seriamente.
3 secondi e mezzo il ritardo di Gioele Bertolini rispetto a Francis Mure sulla linea del traguardo. Sono passati in ordine Mure, Beisteins, Bertolini, Falaschi, Fontana con Nipol che non è ancora transitato. Intanto qua vediamo, scorgiamo proprio immagini rubate tra i vigneti. Abbiamo visto la coppia di testa con il forcing da parte di Gioele Bertolini. Gioele Bertolini che quindi non solo ha la voglia ma ancora gamba per cercare di riportarsi sulla coppia di testa. Ecco, Falaschi è alle spalle di Marco Aurelio Fontana e ha sempre 2-3 secondi di ritardo per Gioele Bertolini che comunque sta facendo un bel forcing. Adesso attenzione, questo è un passaggio delicato con Fontana e Bertolini che rimangono in sella alla bicicletta. Continua a spingere forte sui pedali Bertolini perché ci crede, crede nella possibilità di andare a riprendere le ruote dei due battistrada di Beisteins e di Francis Mure. Ma Gioele fa bene a crederci, anche perché comunque per lui stare davanti con due atleti dello spessore di Mure e di Beisteins è sicuramente un'esperienza internazionale. Lui ha cominciato a farla già da un paio d'anni, ma stare lì davanti e anche capire quali possono essere le sue possibilità da qui in avanti sicuramente fa bene a correre come fa. Ormai correre è meglio rischiare qualcosina in più, rischiando anche di perdere qualche posizione, ma dare tutto in questi momenti, perché siamo entrati già nella fase cruciale, anche se stiamo vedendo che i primi due ogni volta che decidono di aumentare stanno correndo con la testa e con il freno in questo momento loro. Quindi però ripeto, Gioele fa bene a fare ad adottare questa tattica. Beh, li ha quasi ripresi Gioele Bertolini, mentre Fontana non ha avuto la capacità. Ecco che entrano nel box Mure, entra nel box anche Beisteins, effettuata bene l'operazione per entrambi. Anche Bertolini credo che sia rientrato nel box perché altrimenti sarebbe ricomparsa la sua sagoma sulla sinistra del teleschermo. Vediamo se appena allarga Gioele Bertolini è lì a qualche metro, un po' più ritardato Marco Aurelio Fontana, e quindi grande forcing da parte del giovanissimo italiano che ha ripreso la ruota. Ha detto attenzione al doppiaggio dell'atleta che si frappone tra Bertolini e i due di testa, ecco Marco Aurelio Fontana e Falaschi con la maglia gialla alle spalle del campione italiano. Sta facendo un grandissimo sforzo Gioele Bertolini, ne conosco bene come atleta e già da allievo che lo seguiamo, e i suoi gesti in bici li conosciamo benissimo, è al limite delle sue forze, sta cercando tutto per tutto di agganciarsi per poter salvare un pochettino la situazione. Una volta rientrato sui due si può riposare un pochino, ma rimanere sempre là a 4-5 metri si sforza tantissimo e quindi cercherà un po' sulle parti tecniche di andare dentro, ma loro davanti si cominciano a guardare in faccia e controllano un po' com'è la situazione. Quindi ancora sempre quei 3-4 metri che non gli permettono di prendere la ruota. Sono un po' sfortunato perché è capitato proprio quel doppiato nel momento in cui aveva ripreso le ruote. Adesso qua è ancora Mure che va a accelerare e Beisteins alle sue spalle e Bertolini che ha sempre quei 3-4 metri. Ecco, forse questa curva non effettuata bene a Mure può dare vantaggio. Sì, sta rischiando adesso, avete visto, gli è un po' scivolato, gli è scivolato il posteriore della bici e quindi ecco sta tentando tutto per tutto di andare dentro. C'è da ricordare che c'è il regolamento internazionale che applica l'80%, dove poi tutti i doppiati vengono fermati all'ultimo giro. Vediamo adesso Bertolini. Bravo, è rientrato bravissimo. Davanti di testa, complimenti, veramente un'ottima gara, sta dando tutto per tutto, un ragazzo giovane che sta dando anche grandissima soddisfazione alla federazione civilissima, ma anche ai suoi team sia di mountain bike che di ciclocross. Io sono soddisfatto perché questi sono il cuore dell'attività della federazione ciclistica. Quindi Gioele Bertolini è andato con caparbietà a riprendere la ruota del francese Francis Mure, dorsale numero uno perché l'anno scorso ha vinto lui qui, e di Beisteins che ha vinto ieri a Rossano Veneto, segno di una grandissima condizione da parte dell'atleta fiammingo. Quindi Mure, Beisteins e Gioele Bertolini, la
composizione del terzetto di testa. Alle loro spalle Marco Aurelio Fontana con Falaschi, sembrano non più in grado di seguire, anzi sembra che abbiano perso parecchio terreno, anche perché c'è stata l'accelerata di Mouret, non è che l'hanno aspettato Bertolini, è stato, diciamo, bravo lui, ecco, ad questi, andare a questi due atleti giovani sono un po' intimoriti da Mouret, sono atleti molto giovani, sicuramente Bastianza tenterà di fare un attacco, ma Mouret si sta mettendo davanti per intimorirli un pochettino e fargli capire che è lui il padrone della gara, e essendo più grande di loro di età è uno con grande maturità e quindi sta facendo lui il suo ritmo e vuole regalarsi anche la vittoria. Ricordiamolo che è il compleanno di Francis Mouret, 34 candeline per il campione transalpino. Diciamo che secondo me sta giocando anche un po' di astuzia, stando davanti fa lui il suo ritmo e gli altri non possono aumentare, quindi si riposa un pochettino e gioca in difesa, ma io sono convinto che adesso ci sarà un ulteriore attacco. Vediamo Gioele che si mette in seconda posizione, si entrerà sul letterino d'arrivo di nuovo sull'asfalto, vediamo cosa succede, perché comunque anche Marco Aurelio Fontana è lì ad 8 secondi e non penso che voglia accettare a non andare sul podio. Intanto abbiamo visto Gioele Bertolini nella fase precedente sull'asfalto ha potuto rifiatare un po' dopo il grande sforzo di portarsi sotto e poi subito prontamente quando c'è stata accelerata di Mouret è stato proprio reattivo nel rispondere. Ecco qua che cerca di passare lui davanti, Gioele Bertolini, quando entrano sul rettilineo, e qui magari tu suggerivi che stesse un po' a ruota in questa fase. Ma diciamo che comunque è difficile tenerlo a bada Bertolini, perché comunque è un atleta che quando si trova lì davanti il morale gli va molto alto, è stanco perché è stanco e comunque adesso è uscito fuori perché ha fatto una traiettoria diversa, quindi adesso si stanno controllando sia Marco Aurelio Fontana che Falaschi. Falaschi è molto stanco, gli ha detto di tirare a Fontana perché lui non ce l'ha più, gli ha spiegato tantissimo. Sì. È l'ultimo giro in questo momento e questo, ecco, qui si vedrà adesso cosa è rimasto sulle gambe agli atleti. Allora, i due atleti inquadrati in questo momento, Fontana e Falaschi, sono transitati con 12 secondi di ritardo dal terzetto di testa, con Bystans che ha accelerato Bystans, prova a guadagnare qualche metro, c'è la risposta di Mouret, ma c'è anche la risposta di Gioele Bertolini, tanto 2900 metri al termine di questa prova, hanno sentito il suono della campanella gli atleti che sono transitati sulla linea del traguardo. Ultimo giro, tutto da vivere, tutto da vedere, perché tre corridori là davanti, eccoli che spuntano in mezzo ai vigneti di Faedio Derzo, e sono Weinsteins, il belga, Mouret, il francese, e Bertolini, trentino, italiano, il ragazzo della Sella Italia Guerciotti, giovanissimo. Ecco che come consuetudine non scende dalla bicicletta Gioele Bertolini, ma salta gli ostacoli, cosa che non fanno gli altri due, che hanno guadagnato però qualche metro. Sì, diciamo che adesso sono tutti lì a ridosso, vediamo Marco Aurelio Fontana, l'abbiamo perso adesso in questo momento nel passaggio della telecamera, e là a ridosso, quindi Gioele adesso vorrà cercare di superarli questi due atleti, perché comunque per lui sarebbe un'impresa fare questa cosa, e io sono convinto che adesso ci sarà un attacco del belga, perché non vuole portare Mouret, non vuole portare assolutamente in volata, quindi deve tentare tutto per tutto, perché comunque portare Mouret in volata vuol dire poter giocarsi una vittoria e arrivare secondi, anche se non conosco benissimo quanto può essere veloce Bastens. E adesso staremo a vedere, quindi tra un po' li vedremo ricomparire. Ecco la coppia di testa con Gioele Bertolini che non ha mollato un metro, c'è proprio il forcing, il tentativo di fare il vuoto da parte di Bystans, ma sarà difficilissimo andare via in curva sinistra. Attenzione, scivolata da parte di Bystans, deve rallentare Mouret, ne approfitta Gioele Bertolini che era in terza posizione, va a cambiare la bicicletta il belga, operazione riuscita in maniera perfetta perché non ha perso nulla praticamente. L'esperienza di questi atleti che in Belgio sono abituati molto a lavorare sul fango,
e cambiano due volte al giro la bicicletta, come dicevo in precedenza. Avete visto che non è perso neanche mezzo centimetro. Un Bertolini veramente d'applauso, veramente sta facendo una cosa incredibile. Questo ragazzo quest'anno stiamo lavorando benissimo, ha vinto anche due gare in Cina la scorsa settimana. In Giappone, scusami. E sta facendo un'ottima stagione. Nella passata stagione l'abbiamo tenuto un po' al coperto, l'abbiamo fatto correre di meno, un pochettino non era tanto contento che non veniva convocato, oppure gli facevamo saltare qualche gara. Però un primo anno under, dovevamo salvaguardarlo un pochettino. Adesso è un secondo anno under ed è lì in compagnia di Mouret e Bystens a giocarsi la 13ª edizione del ciclocross internazionale del Ponte. Quindi stiamo per assistere a uno splendido finale, una battaglia tra i primi con Bertolini. Vediamo dall'inquadratura, Bertolini ancora davanti, Bystens e Mouret. C'è stato qualche problema nel doppiaggio di qualche corridore, superato prontamente ed anche spettacolo. Abbiamo visto Giulio Bertolini attraversando la ruota posteriore al passaggio sopra il ponte. Gioele Bertolini e lui davanti, il più giovane del ha capito del che può fare la differenza su queste traiettorie dove si scivola un pochettino, perché prima ha sbagliato Bansen. Mouret in difficoltà su queste Mouret cose. È lì, è sempre lì, ma comunque Bertolini sta cercando di fare il forcing perché è molto tecnico il finale. Ha fatto prima la prova di uscire prima sull'asfalto, perché se si esce prima sull'asfalto si può anche poter pensare di vincere. Vediamo che sta guadagnando qualcosina su questi punti tecnici e loro comunque sono sempre a ridosso. Una gara molto battagliata, veramente uno spettacolo bellissimo, bellissimo. Costringe dipingendo e pennellando le curve Gioele Bertolini a uno sforzo, un grande sforzo in uscita, Bystens e Mouret in terza posizione, perché devono andare a ricucire quello che lui guadagna impostando le curve in maniera perfetta. Gioele Bertolini, ancora lui davanti. Si stanno studiando i tre, si stanno studiando. Ha rotto gli indugi Gioele Bertolini, ci crede adesso a questo punto della gara. Intanto Bystens va ad affiancare Bertolini, curva a destra, quindi traiettoria a favore del ragazzo della Sella Italia Guerciotti. Sì, ecco, adesso sta sforzando tantissimo, ha tentato di poterli staccare su quelle parti che erano un po' scivolose, che erano un po' più insidiose, perché appena ha visto che loro sbagliavano è andato un po' in affanno. E ecco, adesso vediamo di nuovo Mouret che non vuole starci a star dietro, ha capito che comunque per poter vincere deve non cominciare a uscire un po' davanti a rettilineo d'asfalto. E allora Bystens, Mouret e Gioele Bertolini, adesso è questo l'ordine, con Bertolini che ha provato in una serie di curve strette ad avvantaggiarsi. C'è stata la pronta e lesta risposta di Bystens, che si è portato dietro la ruota Mouret. Adesso il terzetto intanto chiude la zip della maglia. Stiamo preparando questo grandissimo finale con questi tre atleti che si giocano la vittoria alla 13ª edizione del ciclocross del Ponte. Il belga è in testa a impostare la curva a destra, si ritorna nei vigneti, si ritorna sul fango con l'accelerata di Bystens, ma non mollano di un centimetro né Mouret né Bertolini. Anzi, dovrebbe Mouret tentare Bertolini, come ha fatto nel giro precedente, di anticiparli sulla destra prima dell'uscita sull'asfalto, ma oramai sarà difficile, quindi cercherà di prendere la loro scia, ma è difficile perché difficile con questi, ecco, con questi due personaggi. Vediamo quello che potrà essere poi l'uscita prima dell'asfalto con questo dosso che prima è riuscito a pennellare bene. Ed ecco qua che siamo proprio vicinissimi, è partito lo sprint finale. Bystens tutto alla balaustra, è davanti il belga. Mouret belga con il pedale, Mouret salta il pedale, va a vincere, doppietta per il belga, una grande due giorni per lui, vittoria di Bystens. Se esulta anche Gioele Bertolini, splendido secondo, sfortunatissimo Mouret. Si è sfondato il pedale proprio impostando la volata. Mouret è appena entrato sul terreno d'asfalto e sfortunato, e comunque ottima maniera, ma ottima gara. E allora splendido finale questo, con la vittoria di Vincent Bystens davanti a Gioele Bertolini, terzo Francis Mouret, poi in quarta posizione Falaschi, chiude in quinta posizione il campione d'Italia Marco Aurelio
Fontana. E adesso linea per pochissimi istanti alla pubblicità. Cazzo Bortolini, cosa è andato forte. Ah, ormai chi vuoi? Beh, il Bertolini, se me lo portano qui, eccolo qua. Gli metti la cuffia? Stai. Abbiamo, se riesce a portare la telecamera, abbiamo Bertolini qui, anche. Grazie. Grande gara. Sì, grande gara. Siamo in pubblicità. Gentili signori e signori, bentornati alla diretta da Faè di Oderzo. Si è appena conclusa la 13ª prova del ciclocross internazionale del Ponte con la vittoria del belga Vincent Bystens, ma una grande, grandissima prova di Gioele Bertolini, nostro prospetto del ciclocross. Gioele Bertolini che ha chiuso in seconda posizione. Proprio Gioele è venuto subito in postazione. Allora, grande, grande prova, malgrado la tua giovanissima età, ricordiamolo, classe 1995, tu sei un under, hai creduto a un certo punto di poter vincere? Ma di vincere forse no, però ci ho provato, non avevo nulla da perdere. L'ultimo giro ho provato ad attaccare, mi sentivo bene. Purtroppo ne avevano un po' più di me gli altri due, siamo arrivati in volata, sapevo di essere battuto, però ci ho provato, ho preso la ruota di Mouret che era il più veloce e in volata gli è saltata la catena e ha preso qualche metro di vantaggio il belga, che niente da fare, ha vinto lui, però una buona prova, un buon secondo posto e avanti così. Insomma, hai fatto anche un grande forcing perché a un certo punto avevano preso un vantaggio. Intanto stiamo rivedendo proprio la volata e l'esultanza di Bystens con tu Gioele che guardi Mouret e ti rassicuri del tuo secondo posto. Hai dovuto fare un grandissimo sforzo per riportarti proprio sulle ruote dei due quando avevano preso dei metri importanti a due giri dal termine. Sì, a due giri dal termine ho fatto un piccolo errore, ho perso qualche metro, ero con Marco e Brian, ho fatto perdere anche a loro qualche metro, però siamo rientrati prontamente, io ce l'ho fatta fare l'allungo decisivo per portarmi sotto e poi ho tirato un po' il fiato sulle curve, riuscivo a guadagnare rispetto a loro e è andata bene. Intanto ci ha raggiunto in postazione anche Marco Aurelio Fontana, maglia tricolore onorata direi, anche perché ieri ti aspettavamo e non sei arrivato perché avevi la febbre, quindi la condizione non può essere al meglio, Marco Aurelio. Sì, beh, buongiorno a tutti. Ieri, come ho detto a tanti amici, ho guardato la gara in TV, no? È stato bello. E poi però nel pomeriggio meno mi sono faticoso, sentito credo, meno oggi. Faticoso, però devo dire che è più bello correrla. Purtroppo adesso ho il bimbo che va al nido e mi ha portato a casa un piccolo virus e avevo la nausea, non sono stato bene al mattino e non ce l'ho proprio fatta venire a correre. Nel pomeriggio stavo un po' meglio e quando vedi una gara, quando sei un appassionato di cross e così e sai che gara è questa, insomma non potevo mancare. Intanto ci ha raggiunto anche Vincent Bystens, il belga. Adesso i tuoi programmi futuri, Marco Aurelio? Adesso sicuramente sarò anche a Silvelle, quindi farò un piccolo tour italiano, un po' di gare, anche perché insomma oggi Gio mi è arrivato davanti e spero di arrivargli davanti la prossima. No, a parte tutto, questo ragazzo va forte, sono contento di vederlo guidare così bene, divertirsi sulla bici, vuol dire che qualcosa è stato fatto insomma come avanzamento dei giovani, è bello, chiaramente è più bello gli vedi davanti, però insomma ogni tanto bisogna anche lasciarli arrivare davanti sti giovani. Tra l'altro siete anche molto simili come carattere, no? due ragazzi estroversi, quindi fate bene anche a tutto il movimento. E intanto è arrivato anche il vincitore Vincent Bystens, e allora Marco Aurelio gli cede il posto, lo rivedremo settimana prossima. Marco Aurelio Fontana quindi a Silvelle Trebaseleghe, altra diretta Rai Sport.
Vincent, I imagine I have to speak English with you. So, yes. Two races, two victory. You are in Italy today. We say you in the final medals, very very happy, molto contento, la sua seconda vittoria in due giorni qua, in due gare in Italia. Intanto salutiamo anche Francis Mouret. Yes, I was very happy with the race today. I won yesterday on the hard track. Today was the second day, but I was really scared of Francis. It's my first race of the season and my fourth win. So I'm very happy with the condition for the moment. Ed è ha ricordato il suo grandissimo inizio di stagione con la quattro vittorie già in questo inizio di stagione, due colte di prestigio come quella di ieri e quella di oggi. Oggi tra l'altro grande soddisfazione perché ha battuto Francis Mouret, un grande avversario che l'anno scorso qui aveva vinto. Did you know that you was faster than the other one in the sprint or not? No. Lo sapevi di essere più veloce allo sprint rispetto a Mouret e Bertolini o no? No, I didn't know it before the race. Mouret is very fast normally, but him I don't know really well, so I didn't expect I was fastest in the sprint, but on the last before the sprint was Bidali. So when I take full risk and I go immediately full gas, and I think Mouret was out of his pedal, I think, or something, so that was really a good win today. Ok, sta dicendo che non sapeva assolutamente di essere più veloce, sapeva che Mouret era molto veloce, non conosceva Bertolini, ha preso tutti i rischi che poteva nell'ultimo dosso che metteva nell'asfalto, ha aperto subito il gas e ha avuto grande coraggio e ha meritato questa vittoria. Congratulations Vincent. Thank you very much. Intanto, allora, è un Francis Mouret che voleva festeggiare il suo compleanno. Est-ce que tu parles italien? No, allora, français, ton anniversaire, no? Comment dire en France? Auguri in Italia. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à Francis Mouret. Pouvait être plus joyeux avec la victoire. Poteva essere più gioioso con la vittoria. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que si j'aurais pu gagner, j'aurais été très heureux. Ça aurait été un beau cadeau d'anniversaire. J'ai gagné l'année passée, mais bon, partie remise, on a fait une belle course aujourd'hui. Ha fatto una bella corsa, sì, logicamente avrebbe gradito più vincere per festeggiare, però è stata una bella corsa. Qu'est-ce que il a eu dans les finales? Quand j'ai voulu lancer mon sprint, il y a eu un saut de chaîne. Ça m'a fait déchausser et après c'était plus possible pour le sprint. Salto di catena, quindi confermato dalle immagini quello che era successo, e quindi perché on attendait Francis Mouret le plus vite dans le sprint, no? E tu savais d'être le plus vite. Noi sapevamo che lui era molto veloce allo sprint. Oui, je pense que sans mon saut de chaîne, j'aurais pu soit gagner, soit faire deux, mais j'aurais pas fait troisième. Mais il m'a pas manqué grand chose et voilà, c'est parti remise. Ok, molto tranquillo però Mouret, è accaduto il salto di catena, quindi non ha potuto fare nulla, poteva fare secondo sicuramente, così. Comunque complimenti per una bella gara. Grazie beaucoup. E soprattutto per il compleanno, 34 candeline, 34, no? Sì, per Francis Mouret e Gioele. Allora, settimana prossima c'è la maglia rosa da difendere a Silvelle di Trebaselli. Sì, settimana prossima ci sarà un'altra tappa del Giro d'Italia, Silvelle, su un percorso molto duro, speriamo che non piova più perché sennò diventa come qui o ieri a Rossano, un percorso che incolla molto da spingere, però sto andando bene e speriamo di continuare così. E quali sono i percorsi che preferisci? Ma io preferisco dei percorsi asciutti e veloci, magari con qualche strappetto in salita, però anche su questi vedo che non vado male quando sto bene, quindi quando si sta bene non c'è percorso che tiene, si va forte dappertutto. Senti, la bici rosa l'hai voluta tu oppure te l'hanno imposta ai Guerciotti? No, è stata una sorpresa quando sono tornato al Giappone, mi sono trovato la bici rosa con la Sella Italia rosa e anche le ruote Ursus, quindi devo ringraziare un po' tutti gli sponsor per questa sorpresa e avanti così. Sei un po' vanitoso quindi, se apprezzi queste cose, eh? Ma all'estetica ci vadi. Ma ogni tanto un pizzico di qualità ci vuole. È stata una bella sorpresa, visto che è intinta tutto col Giro d'Italia, avanti. Senti, oggi l'hai usata, è andata benissimo. Avresti firmato per questo secondo posto alla partenza? Ma occhi chiusi avrei firmato. Occhi chiusi. Forse è il più bel risultato negli Open, o sbaglio? Sì, il più bel risultato, perché qui con Francis e tanti belgi andavano veramente forte, ce l'ho fatta star con loro
fino alla fine, e questo mi gratifica molto e si vede che sto andando bene in questo periodo e sta crescendo la forma anche in vista delle prossime Coppe del Mondo e le gare più importanti che stanno arrivando. Intanto ci ha raggiunto anche Braidot. Allora, sei leader della Mastercross, perché spieghiamolo, questa gara, chi ha seguito tutta la diretta già lo sa, comunque la SMP Mastercross è questo challenge che prevede 5 gare e Braidot è in testa e continua a essere in testa anche dopo questa prova. Terreno pesante e sempre da spingere oggi. Sì, oggi ho fatto veramente moltissima fatica, non sono mai stato in gara e si causa una brutta partenza, però i primi oggi per la mia condizione attuale erano imprendibili. Senti, condizione che è destinata a migliorare, no? Adesso. Oddio, spero di sì, insomma. Obiettivo Silvelle anche tu settimana prossima oppure no? Sì, correrò a Silvelle. Sì. Poi naturalmente le ultime due prove, sia del Giro d'Italia ciclocross che di questo Mastercross. Sì, sì, farò queste gare, il campionato italiano e dopo staccherò per la mountain bike probabilmente. Mountain bike che è anche nei tuoi programmi, no, Giulio? Sì, io adesso farò qualche gara di Coppa del Mondo e qualche gara all'estero, correrò a San Nicolà in Belgio e sì, anch'io farò il campionato italiano, punterò al campionato del mondo per poi staccare un pochettino e andare a preparare la mountain bike al meglio. Ecco, 1995, sei molto giovane, dall'anno scorso a quest'anno quanto sei migliorato, quanto ti senti più forte? Ma mi sento con più forza, riesco a spingere di più anche su questi terreni più duri, quindi vuol dire che il lavoro fatto in questi anni ha dato i suoi frutti e speriamo ancora di migliorare per riuscire a stare ancora più avanti. Bene, credo che ti aspettino per il podio adesso, Gioele. Quindi ti saluto. Ciao a tutti. E Braidot invece non ha questa incombenza, lo rivedremo anche lui a Silvelle, la maglia rosa. Allora, da dietro com'è stata la gara? Dietro è stata, sì, è stata dura, siamo stati, io ho recuperato un pochino dopo, ho trovato un mio gruppetto con la mia andatura e sono rimasto lì fino all'arrivo. Hai galleggiato sì, quindi. sì, oggi ho fatto solo che fatica. Solo che fatica, la colpa è un po' anche di questo signore che disegna questo percorso che complice anche la pioggia. Quest'anno è stato veramente duro. Sì, quest'anno è stato molto impegnativo, abbiamo visto una gara bellissima, gli atleti più forti si sono veramente impegnati in questo tipo di percorso, hanno reso uno spettacolo al pubblico che è giunto numeroso e ha reso veramente una giornata splendida. Baciata dal sole, direi. Sì, giornata fredda ma con sole. Ecco qua Mure, allora salto di catena che gli ha impedito di fare la volata finale. Tanto il più applaudito dal pubblico è sicuramente Gioele Bertolini, maglia di campione tricolore, perché lui è under 23, campione italiano under 23. Lo ricordiamo, un secondo anno under 23, veramente una grande promessa per il nostro ciclismo fuoristrada, Gioele Bertolini. Sì, Gioele ha vinto a Orvieto il campionato italiano under 23, ha vinto anche da juniores, è il nostro esponente giovane, diciamo, più illustre in Italia. Diciamo, ha delle caratteristiche fisiche che assomigliano un po' a Daniele Pontoni, vedremo se calcherà. Noi lo speriamo, no? Che calchi la stessa carriera di Pontoni che abbiamo avuto la possibilità di avere a lungo con noi al microfono. E intanto By Steins, grande, grandissimo inizio di stagione di questo ragazzo belga, ci ricordava al microfono pochi istanti fa, 4 vittorie già in questo inizio di stagione, ieri ha vinto in maniera diversa da oggi, ha dimostrato di essere completo. Sì, veramente quarta vittoria in 15 giorni per By Steins, ha vinto in Repubblica Slovacca, poi ha vinto in Austria, ieri a Rossano Veneto e oggi ha fatto un unplay in Italia. Veramente questo ragazzo sta andando molto forte, campione europeo nella categoria juniores, negli anni scorsi si era un po' non si era fatto vedere molto, però veramente quest'anno sta dando il meglio di se stesso.
Intanto l'immagine dei vigneti, questa bella immagine del sole al tramonto su Faè di Oderzo, che ha ospitato questa 13ª prova del ciclocross internazionale del Ponte, organizzata dall'associazione sportiva Sportivi del Ponte, di cui Mirko Barattini è presidente. Complimenti per l'organizzazione di un evento internazionale come questo, che porta i nostri atleti a misurarsi con il meglio del ciclocross mondiale. Questo era il campo di gara, quindi questa immagine rende molto bene l'idea della fatica che abbiano fatto tutti i corridori a gareggiare. Ricordiamo allora che andrà a proseguire questo master cross di ciclocross a Monteprati il 3 gennaio, a Vittorio Veneto la chiusura il 18 gennaio, mentre invece, cari amici di Rai Sport, con il ciclocross l'appuntamento prossimo a domenica 14 con la gara in diretta da Silvelle di Trebaselle, che è la quarta prova del Giro d'Italia di ciclocross. Io ringrazio Francesca Portinari per la preziosa regia di quest'oggi, dicendovi che la prova dell'Open maschile è stata vinta da Vincent Bastens, mentre la gara femminile da Eva Lechner. Andrea De Luca vi saluta e vi augura un buon proseguimento di serata, naturalmente in compagnia dei programmi di Rai Sport. Buonasera a tutti voi. Invito il sindaco, l'assessore allo sport del comune di Oderzo, Giuliano Tandolo, il sindaco di Ponte di Piave Paola Roma, accompagnato dall'assessore Stefania Moro, per una foto di rito per questo atto finale. Guardate qua, grazie. Oh Rudy, ti do il pilastro sulla lacca. Vincente Bastaise, Gioele Bertolini, Francini Mure.